Nello stadio dove aveva centrato 5 anni fa una straordinaria promozione in Serie A con il Pescara, Zeman, nel giorno del prestigioso traguardo delle 1000 panchine, non trova il bis con la sua squadra che esce sconfitta da Marassi dopo 90 minuti, che hanno visto solo in qualche sprazzo di gara un Pescara all'altezza. Un numero su tutti, fino ad oggi il Delfino ha incassato 60 reti, una enormità per una squadra che resta ultima e vittima dei suoi evidenti limiti, al cospetto di una Sampdoria ordinata ma non certo trascendentale. In campo nel 4-3-3 zemaniano c'è la medesima formazione scesa in campo a Verona con il Chievo. Nella Sampdoria Giampaolo si affida alla formazione tipo con il ritorno in campo dell'ex Lucas Torreira a centrocampo dopo la squalifica e in avanti la conferma della coppia Quagliarella-Muriel. Si comincia di fronte a 19.000 spettatori e agli ordini del signor Pasqua di Tivoli. Al secondo minuto già attivo il Pescara con un contropiede di Cerri che va poi a concludere al lato della porta di Viviano. Ma la Sampdoria al 18° trova il vantaggio con Bruno Fernandes che su cross di Muriel a 2 passi da Bizzarri non sbaglia, realizzando il gol dell'1-0. Al 20° si vede per la prima volta Caprari che in area con una rovesciata chiama Viviano ad una parata però non difficile. La gara vede la squadra di Marco Giampaolo controllare il gioco e poi ripartire, ma quando i biancazzurri spostano in avanti il baricentro raggiungono al 32° il pareggio con Cerri che a mezzo metro dalla porta appoggia il pallone alle spalle di Viviano. Per l'ex lancianese è una bella soddisfazione dopo le 2 reti realizzate con il Genoa. Rimessa la gara sui binari della parità, il Pescara ci crede ma rischia al 34° quando Muriel fallisce per 2 volte il 2-1 tutto solo davanti a Bizzarri. Nella ripresa al 1° minuto Cerri impegna a terra l'attento portiere sampdoriano. Al 3° c'è la risposta dei padroni di casa con un colpo di testa di Barreto di poco fuori misura. All'8° Pratt costringe Bizzarri invece alla respinta. L'estremo biancazzurro poi non può nulla al 13° quando dalla destra Bruno Fernandes, ancora lui, crossa centro area per Quagliarella che di testa non sbaglia per il nuovo sorpasso dei Liguri. Tutto da rifare per il Pescara che al 20° rischia su un tiro di Schick che chiama Bizzarri alla respinta. La squadra doriana al 23° ancora con Schick, entrato al posto di Muriel, realizza poi il gol del 3-1 chiudendo di fatto la partita del Luigi Ferraris. Negli ultimi minuti Zeman getta nella mischia Fornasiera al posto di Coda quando ormai stanno per scorrere i titoli di Coda sull'ennesima gara senza punti per un Pescara proiettato alla gara di domenica prossima all'Adriatico con l'Udinese, ma soprattutto alla prossima stagione.